Salve a tutti ragazzi e bentornati nuovamente qui sul mio canale. Come potete vedere siamo tornati su Need for Speed e posterete con il terzo episodio della serie. Sto registrando lunedì 1 gennaio, da un'ora e mezza, un paio d'ore circa, ho pubblicato il primo episodio su YouTube e sembra macinare, ma è ancora un po' troppo presto per parlare del futuro di questa serie, se continueremo oppure no. Comunque, in ogni caso, andando su carriera, io mi sono già preparato, perché ve l'avevo già detto forse. E qui quando selezioni un'auto, per esempio clicchi su garage, hai tipo i tuoi mezzi e hai i tuoi progetti. Per esempio questa Honda Civic è fatta per le gare di accelerazione, quindi per esempio un quarto di miglio. La Nissan 240SX, qui dice aderenze, praticamente per le gare sprint o per le prove a tempo. Se vi ricordavate però, abbiamo sbloccato nell'episodio precedente, che tra l'altro vi invito a recuperare, una gara dove era richiesta un'auto per il drift. E siccome quando tu compri un'auto nuova, ma anche quando per esempio prendi un'auto già fatta come queste, fai su crea nuovo progetto, vedete che comunque devi rifare tutta la livrea, devi rimettere tutte le modifiche, ci vuole un po' di tempo. Cioè non mi va di mettermi in pista con un'auto senza livrea. E quindi ho lavorato io per voi. Ecco qui il nostro nuovo acquisto. Sì, con i suoi tempi di carica. Quanto cazzo c'ho? SSD da 200. Avete visto? Bella, cazzo. Quindi, per ora questo è lo stato attuale. Vi stavo parlando appunto poco fa dell'evento derapata. E questo qui, vedete, non ci faceva cliccare su perché diceva: non hai un'auto derapata, l'abbiamo comprata. E sono 6 eventi comunque, tra le quali ce n'è 2 di derapata. Questo, Nevada Highway 2. E anche questo in realtà, cosa cambia? Cambia la forma, però siamo sempre nello stesso posto. Direi che possiamo iniziare, quindi ci farà scegliere le nostre 3 auto. Le altre, raga, sono le stesse, cioè non... i soldi sono quelli, nel senso. Avrei potuto prendere una di queste auto e fargli un altro progetto da drift. Non volevo, c'era lì la Corolla, raga, la Corolla è la Corolla, dai, lo sapete. Quindi seleziona auto d'aderenza, seleziona auto d'accelerazione che dovremo modificare, lo faremo già in questo video. Perché ancora nelle gare di aderenza, provi a tempo, gare eliminazione, l'auto va, ma nelle gare di accelerazione iniziamo a perdere. Perché in alcuni eventi, facendo il massimo dei massimi, arrivavi tipo quarto. E lì bisogna metterci qualche cavallo in più all'Honda Civic. Gareggeremo senza livrea, perché si perde un sacco di tempo, almeno per ora. Come vedete, a livello di denaro abbiamo speso un bel po'. Eravamo tipo a 100, quasi 150.000. È costato un bel po'. Non l'abbiamo neanche modificata al massimo. Non ho voluto esagerare perché ci serviranno soldi in questo video per rendere la Civic lì d'accelerazione più potente. Sennò pigliamo veramente di gran sonori schiaffoni. A questo punto io direi che possiamo partire subito con delle prove di derapata che io non ho mai fatto. Cioè non so niente degli eventi derapata. Cioè so cosa bisogna fare, ma in gioco non ho mai provato. Vedete, c'è pure il filmato, vediamo. I punti vengono assegnati per la velocità e l'angolazione di derapata. Ci sta, fai derapare l'auto per il maggior tempo possibile, ottieni punteggio più alto per vincere. E grazie a cazzo. Della serie, complimenti per l'ottima scelta. E grazie. Usa il freno a mano, la frizione per iniziare una derapata. Frizione no, fra, cioè nel senso. Tieni l'acceleratore a tavoletta per proseguire la derapata. Ricorda di controsterzare, lascia l'acceleratore sterza per cambiare la direzione della derapata. Io tenevo tutto premuto come uno scarico. Ecco perché non ho mai imparato a fare drift, manco nel setup di là. Prova il cambio manuale e la frizione per qualcosa di più stimolante. Sì, ma da pad. Prima di ogni evento guida in modalità allenamento per conoscere il tracciato. Mi sa che questa volta mi gioco la carta. Lì non c'era scritto allineamento. Vabbè, ormai in realtà siamo in pista. C'è scritto allenamento. Oddio, credo. E le auto americane non saprebbero derapare. Tutto automatico, raga, eh. Gli aiuti me li avrà tolti, no? Ho messo re, quindi... Minchia, quanto è bella. Oddio. Ok, sì, mi aspettavo... Porca troia. Tantissimo aiuto in un gioco arcade come Need for Speed. E c'è. Sembra molto facile. No, perché ci sono quei giochi arcade come può essere un Need for Speed. Sono giochi arcade, lo sappiamo. Dove la derapata è molto difficile. Tipo Shift. Io me lo ricordo dai tempi su PS3. Minchia, raga, ma è difficilissimo derapare su quei giochi. C'era quello in sottofondo che diceva: cerca di essere gentile col gas. Tacci tua, non è facile. Con una pedaliera è un conto. Che poi manco là ci riesco, d'accordo. Sembra abbastanza facilitato. L'auto è pazzesca. L'ho personalizzata tutta io, eh. Con adesivi e tutto. Cazzo. Ok, No, piano piano.
Mamma mia, sì, adesso perché praticamente tutto monocurva, quando ci saranno da fare gli spendolamenti, quelli proprio da pro, è la... La si bestemmierà. Però è stato un bel investimento questo mezzo. Forse potevo spendere un po' meno a livello di potenza. Però considerando che comunque sono mezzi che tecnicamente puoi continuare a utilizzare fino a fine gioco, è molto facilitato, eh. Questo non vuol dire che non si può sbagliare. Però sono contento che sia così facile, perché... perché la derapata non è una disciplina facile. Dipende poi il gioco come te la imposta, perché te la puoi impostare anche balorda. Qui per fortuna hanno avuto pietà di noi. Battuto il record sul tracciato. Ho letto anche i commenti della prima ora barra 2 di pubblicazione del primo episodio, perché sto registrando il primo gennaio. E sì, qualcuno mi aveva detto che la difficoltà aumenta mano in mano che si va avanti. Speriamo, perché comunque sì, ok, ancora non avete, non avrete visto naturalmente episodio 2 quando sto registrando questo video, ma mi sono lamentato, ok, nel secondo episodio ho detto che la difficoltà è un po' troppo bassa, soprattutto nelle gare, diciamo, dove giri in pista, no? Ok. Abbiamo anche 3 bombe di nozze, però che l'ho potenziata. Ma bisogna derapare qua, perché sennò... Ok. No, 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 gira! Ok, è molto... molto... Mamma mia, come... No, vabbè, stavo per dire come lievita tutti. È molto permissivo, e appena lasci il gas, l'auto smette di partire per la tangente e rimane. È un gioco arcade, raga, ma meno male sia così. Cioè, non voglio bestemmiare su un gioco così, dai. È bella buttarla di traverso, però, eh. È molto... fuori dalla zona punti, ho capito. Aspetta, 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 aspetta. Vedete come rimane ben incollata? Proprio la fisica derapata scarsa a tuo padre. Vabbè, non è che può andare sempre bene. Ma io mi chiedo, ma invece di mettere 3 round che comunque durano pochi secondi, non era meglio fare un giro completo magari e renderlo più duraturo? Devi lasciare l'acceleratore, se no l'auto continua a girare dalla parte dove stai girando e sbagli. Ok, va bene, va bene. Sì, potrebbe sembrare che magari... ah, mica hai speso un sacco di soldi per un'auto che hai usato qua per 2,20. No, perché poi ci saranno altri 20 derapato. Ho visto che non ce n'è molti per ora, non ce n'è molti. Però si può potenziare sempre di più. Passa di classe, questa ipoteticamente la utilizzi fino a fine gioco. Per esempio, io voglio provare proprio accelerazione mezzo miglio. Allenamento, non allineamento. Vedete, leggevo male. Vi faccio vedere quanto la Civic la dovremmo modificare, perché non regge più, raga. Non regge più, contando però che non è un'auto che abbiamo comprato, ma che abbiamo vinto, perché ce l'ha fatta scegliere tra la Cobalt e questa. C'è anche un Audi di merda come quella. Ci può spaccare? No, non ci può, ci spaccherà sicuramente, è una certezza. Vediamo. Vai. Questo è un mezzo, cioè mezzo miglio. Quindi il nostro lo usiamo dopo. Aspetta, aspetta, aspetta. Vai! Si poteva aspettare un altro po'. Devi cercare, secondo me, perché avevo provato in altri 20, a utilizzare il nos che tipo lo finisce quando sei sulla linea del traguardo. Vedete, hanno già fatto meglio di noi, perché siamo secondi e probabilmente ci batteranno ancora. Non è più all'altezza questo mezzo, va potenziato. Abbinamento round 2, minchia bella quella macchina. Non sono tanto tipo da Pontiac, però quando c'è da riconoscere, riconosco. Farla al massimo forse una volta su 3 video mi è riuscito. Vai! Forse lo becchiamo dopo, ma è un forse remoto. Allora, mettiamo la quinta. Ora, aspettiamo un po'. Vai! Ok, si può ritardare ancora un po', secondo me.
19.47, abbiamo fatto meglio di prima? No, in realtà no. Abbiamo peggiorato ma di pochissimo. Questa non la vinceremo mai. No, non si può fare, non si può fare. Arriveremo come arriveremo, si spera secondi. Perché mi servono punti per dominare la giornata, se no me la devo rigiocare. Minchia, farla al massimo è tosta, fra. È tosta, tosta. Ai! Questo ci sfonda. Aspetta. Vai! Nuovo record personale, però. Non penso sia il migliore fatto. Vediamo. No, primo, oddio, l'ho battuto. Quindi ho vinto. Ma ho avuto culo. Cioè, culo, nel senso, ci sono impegnato un po' di più. Ne ho fatti altri dove facendo il massimo del massimo del massimo del massimo, quarta posizione. In ogni caso va potenziata perché è troppo rischioso. Però vedete quanto gioca un ruolo importante l'utilizzo del NOS al momento giusto. Dammi un bel 20.000, mi devo rifare. Affanculo. Ho capotato due volte l'altro giorno, ho utilizzato due segnalini per... riparare il mezzo, lo devi fare per forza. 20 di gara. Allora, vediamo invece per quanto riguarda, diciamo, le prove a tempo. Qui, gara eliminazione. Il mezzo è ancora originale da inizio gioco, eh. Voglio vedere se sono in grado di competere oppure no. Non ha nessun tipo di modifica a parte quello che mi hanno dato. Cioè, è proprio stock. Come quando l'ho vinta. Si sente che è lenta, e si sente veramente tanto. Ho visto dal concessionario che è disponibile all'acquisto l'Eclipse. Adesso non so se è esattamente il modello preciso che utilizzava Brian nel primo film di Fast and Furious. Però gli avevo già messo gli occhi sopra e bisogna mettere un po' di soldi da parte perché la voglio comprare quell'auto. Vediamo se si riesce a fare anche... Oh, che c'è stato un incidente lì, eh. Vediamo se si riesce a fare anche un tentativo di replica della sua livrea, ma ho i miei dubbi. Considerando che domani torno a lavoro, non avrò più tempo come ho avuto fino adesso. Per questo avete visto un sacco di video. Vai col NOS. Occhio al danno permanente. Oddio, quanto è andato lungo. Questo va per i tempi e non per i sorpassi. Sono primo per ora. Scusami. Sì, però un Audi che va così forte non è vero, eh. Che tiene dietro un'americanata di quelle. Ma non è vero, ma non è vero. C'è qualche accordo di partnership sicuro, funziona così la vita. Per non demoralizzarla troppo. Guardala, guardala, ancora lì, eh. Minchia. Oh, sta sorpassando pure me. Maledetto. Derapatina. Si può tagliare come degli abusivi su questo gioco, eh. Non esistono penalità. E ve lo dico perché ho provato, eh. Proprio tagli netti, belli, belli tossi. Guarda questo con l'Audi, il tipico che ti sta incollato in autostrada. Perché non ho ancora messo la quinta. O la quarta, se vogliamo umiliarla ancora di più. Sapete che comunque... io ve l'ho detto, ma sono così anche nella realtà. Ma che cosa credete? Mi piace troppo dire sta frase. Me l'ha servita però su un piatto d'argento. Lì l'Audi che sottosterza e finisce contro un muro. Rovinosamente. Vi stavo dicendo, piano con le affondate di freno a mano che tipo dai, che ne so, 200-300 metri di anticipo e tiri di prepotenza al freno a mano perché la cappotti. L'ho fatto due volte e ti dà danno permanente, ti dà. Però dai, me le serve così Audi quest'oggi, eh. Vedi, un'altra, non riesce più a fare una curva, raga. Tutte sottosterzate... Schianti. Vediamo se lo fa di nuovo. Eh no, quando lo guardi, vedi, fa.
Ok, anche questo evento è andato. Non so se abbiamo già dominato la giornata perché rimane un evento. Però magari avendone fatti un bel po' in prima posizione, siamo già pronti per fuggire da questo weekend di gara. Battuto record sul tracciato, va bene. Dominato. Ok, non c'è bisogno neanche di fare l'ultimo evento allora. Ti prego, dammi i soldi. 10.000 che ci faranno proprio comodo. Ok, si va su. Progressi giorno di gara, dominato. Nonostante ho saltato un evento. Bella sta cosa, non si è obbligato a fare tutto. Quindi, salva. Prima cosa, abbandona giorno di gara. Ok, abbiamo un filmato, vediamo un po', vediamo un po'. Io voglio quella macchina. È troppo bella. Re dell'aderenza. Forse abbiamo sbloccato una nuova. Oddio, ci sposta di là? Ma scusami, e come ci vado? Cambia livello, forse quello? Però non lo possiamo ancora fare. Cazzo, ah no, questo, ok, Mondello Park. Vedi i dettagli? Queste iniziano ad essere più toste. Tutte gare di aderenza sono. Cazzo di pista è? Allora, lì sotto abbiamo dominato tutto. Quindi io direi che premio auto Golf GT 350Z. Lo devo fare allora. Questo invece vinco solo soldi. Allora, facciamo così. Questa roba qui me la faccio per conto mio. Questa però, cazzo, mi dà premio Golf GT. Non ho capito se le intende tutti e due perché leggo anche 350Z. O me le dà tutte e due o mi farà scegliere come con la Honda Civic tra la Cobalt. Ah no, mi danno loro le auto, mi danno. Però la vinco, dopo mi farà scegliere tra questi due. No, vado, no, beh, vado, mi sa che sono di categoria diversa. Se io clicco su aderenza, no, ok. 350, raga, dai, ma che senza nulla togliere. Però, per carità di Dio, sceglierò 350Z. Me la tengo come auto d'aderenza, ma andiamo in pensione magari il 240, che, per carità di Dio, bella macchina, la puoi modificare, però l'abbiamo già guidata in tutte le salse, quella macchina lì. Vediamo un po' su 350. Minchia, va come trema tutta. È molto più prepotente, si sente, eh. Danno lieve, tacci sua, se non si leva. Ma come sottosterza. Oddio, parte in derapata. È diversa dalla 240. E la 240 non si gira a meno che non usi il freno a mano. Parte in derapata, guardala, guardala. Golf che va contro un muro, un classico. Ok, inizio già a sentire allora la difficoltà nella guida, eh. Secondo me se utilizzi il nostro in cambio di marcia spacchi qualcosa. Occhio. Ragazzi, mi devo abituare un attimino. Però questa la puoi usare da derapata, anche se è un'auto d'aderenza. E da provare. Aspetta, aspetta, dammi una curva. Questa mi garba, questa mi garba. Sì, bisogna lavorarci un po' su, però. Se può fa, se può fa. Ma si accende il TC, fammi vedere. No, no, è tutto staccato. Vedi come parte, eh? Devi già cambiare metodo di guida rispetto al 240. Non puoi tenere tutto giù, perché sennò ti parte e perdi tempo. Maledizione. Le ruote di quel golf hanno fatto un movimento molto strano. Li faccio prendere un po' di scia. E non la prende, va bene. No, si è già finito. Però almeno inizia a sentirsi la difficoltà, quello che mancava in questo gioco. Poi per farla girare comunque frena a mano in ogni caso, eh. Hai un sottosterzo incredibile. Ho visto che comunque puoi fare i setup su questo gioco. Vediamo se è il caso di metterci mano. Tanto su un gioco così arcade sarà più semplice. Apposta. Oh, se non tocco quel muro. È anche loro però, eh. Eh sì.
decelleri un pochettino, frena a mano. Vedi però come ritende a partire per la tangente, eh? Dominato. Ah, pensavo ci fosse un altro giro. Ok. Minchia, come ballonzola la Lettonia. L'avete visto? Dove cazzo siamo? A Daytona. Ho scritto Texas Motor Speedway. Sì, raga, è Daytona. Di non so quanti anni fa. Ah, la configurazione interna inversa però. Porca tro... Mai vista questa configurazione. Qua tocca impegnasse. Maledizione. No, 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 è Daytona veramente. Ma la traiettoria ideale dubito pure si possa togliere, sapete? Mi sa di no. Ma scusa, no, se ne ho già usati due, eh? O ne aveva solo uno? Come stiamo andando? Tutto freno a mano perché sennò non gira. Ci stiamo avvicinando, quindi secondo me stiamo andando bene. Qua volendo tagli di brutto, sfondi le barriere gialle, non ti dice nulla il gioco, eh. Ok, qui si prende la scia. Vediamo quanto va sto giocattolo. No, come? Ma perché? Oh, ha rallentato. Forse ho premuto un po' il freno, perché tengo il dito sull'L2. Tre giri sono. Minchia, 2,50. A troia se corrono. Cazzo, abbiamo più problemi noi di sottosterzo che la Golf. Che cazzo freni? Quello è morto, si è stampato contro un muro, porello. E frena. Potacci. Oh, vedi, così si fa. Scia, scia, scia. Vi ricordo che le posizioni non vanno a come sei piazzato, ma per i tempi che stampi. Quindi su questi eventi la difficoltà è ancora un po' me. Però già vedi come si fanno più sotto. Questo è un bene, questo è un bene. Ma si è schiantato? Sì, ha perso lo specchietto, è rimasto lì. Ho esagerato, ho esagerato. Ma va come parte. Proviamo a tagliare, guarda, Ti dice niente. E sono arrivato lento, potevo schivare meglio le barriere, arrivare un po' più veloce. Qua io un sistema di penalità l'avrei messo. Ok, e tagliamo il traguardo. A posto. Bella, bella, mi piace quest'auto, la voglio vincere. Quindi, arrivati a questo punto, dopo aver dominato anche questo weekend di gara, ci scegliamo la nostra ricompensa casuale, che vabbè, e possiamo finalmente scegliere il mezzo. Mi sembra ovvio, no? 350 zero, che scelgo la Golf. In conclusione, arrivati a questo punto, abbiamo quindi due auto nuove, tra la Corolla, che utilizzeremo per le derapate, e il 350Z, che molto probabilmente andrà a sostituire il 240 che venderemo. Rimane qui questo... piccolo evento, ma non mi sembrano ci siano neanche grandi. A parte le ricompense, sono 6.000 gara. Non è che ci sono
cose particolari da fare, non ci sono ricompense di auto, quindi probabilmente me lo gioco da solo. E quindi tutta questa prima parte di Battle Machine l'abbiamo dominata. Nel prossimo episodio quindi probabilmente ci sposteremo da questo lato con il Super Promotion Showdown e Chicago. Magari ci facciamo questo evento completo e poi saltiamo di là, da questo lato, così vediamo un po' questi nuovi eventi che dovrebbero essere molto più difficili. Non clicco X, sennò mi fa entrare, spoiler. Non voglio sapere nulla, lo vedremo nel prossimo episodio. Quindi nulla, per questo video ci possiamo fermare qui. Fatemi sapere naturalmente che cosa ne pensate. Io come sempre vi ringrazio per tutto il supporto. Ci vediamo al prossimo video.